Bologna. La città delle torri e dei portici, un gioiello incastonato nel cuore dell'Italia. Questa città affonda le sue radici nell'epoca romana e ha attraversato secoli di cambiamenti, trasformandosi in un centro culturale, artistico ed economico di primaria importanza. È conosciuta anche come la Dotta, per la sua antica università, la Grassa, per la sua ricca tradizione culinaria, e la Rossa, sia per il colore dei tetti dei suoi edifici storici, sia per la sua tradizione politica di orientamento progressista. Ma cosa rende Bologna così speciale? Dai palazzi medievali alle piazze storiche, dai musei d'arte alle deliziose trattorie, Bologna è un concentrato di bellezza e storia, che lascia senza fiato. Il nostro viaggio tra i luoghi più belli di questa città inizia da Piazza Maggiore, il vero e proprio cuore della città. È un luogo che pulsa di vita a tutte le ore del giorno e della notte, ed è circondata da alcuni degli edifici più importanti e rappresentativi della città. La Basilica di San Petronio, una delle chiese più imponenti e maestose d'Italia, domina la piazza con la sua grandiosa facciata in stile gotico, un capolavoro architettonico che lascia stupefatti. All'interno, è possibile ammirare splendidi affreschi e opere d'arte, e persino salire sulla terrazza per godere di una vista magnifica sulla città e sulle colline circostanti. Accanto alla basilica si trova il Palazzo da Curzio, un complesso di edifici che in passato era la residenza dei podestà e che oggi ospita gli uffici del Comune di Bologna. Questo palazzo è un vero e proprio scrigno d'arte, con i suoi cortili rinascimentali, le sue sale affrescate e le sue raccolte d'arte. Il Palazzo del Podestà, anch'esso affacciato su Piazza Maggiore, è un altro edificio storico di grande interesse. Costruito nel XII secolo, il palazzo è caratterizzato da una torre imponente e da un portico, sotto il quale si trova il voltone del Podestà. Un grande arco sotto il quale, secondo la leggenda, se due persone si posizionano agli estremi opposti della volta e parlano a bassa voce, possono udire le parole dell'altra come se fossero vicinissime. A pochi passi da Piazza Maggiore, si trova la suggestiva Piazza del Nettuno, così chiamata per la presenza della Fontana del Nettuno, un vero capolavoro scultoreo realizzato da Giambologna nel XVI secolo. La fontana, con la sua figura imponente del dio del mare, è uno dei simboli della città e un punto di incontro per residenti e turisti. Passeggiando lungo via Rizzoli, uno dei principali viali del centro storico di Bologna, ci si immerge in un'atmosfera ricca di storia e tradizione. Questa strada, che costeggia Piazza Nettuno, con le sue boutique di alta moda, caffetterie tradizionali, edifici storici, è un vero e proprio salotto all'aperto, dove residenti e turisti si mescolano in un vivace turbinio di attività. Giungendo al termine di via Rizzoli, ci si ritrova di fronte alle due torri, due maestosi edifici che rappresentano i simboli più iconici di Bologna. La Torre degli Asinelli, la più alta delle due, sfida il cielo con i suoi 97 metri di altezza. Se si ha il coraggio e la forza di salire i suoi ripidi gradini, si viene ricompensati con una vista panoramica sulla città assolutamente magnifica, da cui è possibile ammirare le facciate rosse, i tetti e le chiese che caratterizzano il panorama urbano bolognese. Accanto ad essa si erge la Torre della Garisenda, di aspetto più corto ma altrettanto affascinante. Il suo profilo, visibile già da lontano, racconta storie di tempi antichi e di tecniche costruttive medievali. Benché meno alta della sua sorella,
La Garisenda ha un fascino particolare e rappresenta una testimonianza vivente della maestria architettonica dell'epoca. Proseguendo il nostro percorso, giungiamo alla piazza di Santo Stefano, in cui vi è l'omonima basilica, un vero e proprio gioiello nascosto nel cuore della città. Questo complesso religioso, noto anche come il complesso delle sette chiese, è un intricato labirinto di chiostri, cortili, chiesette, che risale ai primi secoli del cristianesimo. Ogni angolo, ogni pietra, ogni affresco racconta una storia, e passeggiando si ha la sensazione di fare un viaggio nel tempo, in un'epoca in cui la fede e l'arte erano intimamente legate. La piazza di Santo Stefano, adiacente al complesso, è uno spazio aperto e tranquillo, dove è possibile sedersi e rilassarsi, ammirando la bellezza architettonica del luogo e ascoltando il dolce cinguettio degli uccelli. È sicuramente un'oasi di pace nel cuore della città. Continuando troviamo Via Indipendenza. Non una semplice strada bolognese, ma il cuore pulsante della vita cittadina, un crocevia di storie, di incontri e di eventi. Mentre si cammina lungo questa via, si è avvolti dalla vitalità del suo ambiente. Le vetrine dei negozi invitano a scoprire le ultime mode. I caffè esibiscono le loro verande piene di clienti che godono di un momento di relax. E soprattutto, i famosi portici di Bologna accompagnano lungo il percorso. Questi portici, unici nel loro genere e riconosciuti come patrimonio dell'UNESCO, non sono solo un simbolo architettonico della città, ma anche un conforto nelle giornate di pioggia o di sole cocente, garantendo sempre un riparo. Deviando leggermente dal percorso di Via Indipendenza, ci si immerge in Piazza Galvani, una piazza che si presenta come un quadro storico vivente. Al centro troviamo la statua di Luigi Galvani, un omaggio al celebre scienziato bolognese che ha contribuito in modo significativo al progredire della scienza. La piazza è inoltre abbellita dalla chiesa di Santa Maria della Vita, un gioiello d'arte sacra. Proseguendo il nostro viaggio attraverso le strade di Bologna, ci ritroviamo in Piazza Cavour, un angolo sereno della città, dove la frenesia della vita quotidiana sembra per un momento fermarsi. I suoi giardini verdi e ben curati sono l'ideale per una pausa rilassante. Non lontano, la Basilica di San Domenico rappresenta un altro tesoro d'arte e spiritualità, custodendo al suo interno preziose opere d'arte e la tomba del santo fondatore dell'ordine domenicano. Bologna è anche un paradiso per gli appassionati d'arte. La città ospita una serie di musei di prestigio, come il Museo Nazionale di Arte Moderna, il Museo Civico Archeologico, il Museo Morandi e il Museo di Palazzo Poggi. Come tocco finale alla visita di Bologna, il Santuario di San Luca si erge maestoso su una collina, offrendo non solo un rifugio spirituale, ma anche un panorama incredibile della città. Il portico che conduce al santuario, il più lungo al mondo, è una meravigliosa camminata meditativa, un percorso che connette la città al cielo. Una volta arrivati in cima, la vista su Bologna e le sue colline circostanti è un regalo che rimarrà impresso nella memoria di ogni visitatore.